Angela Ricci, buongiorno. Buongiorno, benvenuta. Grazie per l'invito. Benvenuta davvero nel posto delle parole per condividere questa semplice, bella storia intitolata Anna dai capelli rossi. Lei ha curato e tradotto Anna dai capelli rossi per l'editore Gallucci, è uscito recentemente anche questo piccolo libro illustrato da Elisa Bellotti, un altro capitolo di Anna dai capelli rossi, e devo dire che ogni volta è sempre qualcosa di molto particolare. Qui è una rivisitazione molto, molto bella. Ma lei come ha conosciuto questa storia, Angela Ricci, lei che si occupa di traduzioni e non solo? Beh, io l'ho conosciuta da bambina, che è il momento migliore per conoscere questa storia, che poi anche da grande si apprezza in maniera diversa. E devo dire, l'ho conosciuta come tanti, tanti libri che si conoscono da bambini, da altri bambini, nello specifico dalle mie cugine, che erano un po' più grandi di me, erano delle grandi appassionate della saga di Anna dai capelli rossi, e io le vedevo l'estate, soprattutto in spiaggia, che leggevano questi libri, se li passavano, ne parlavano. Un paio d'anni dopo, quando appunto anch'io ero all'età giusta per leggere questa storia, e non vedevo l'ora di farlo perché volevo imitarle, come spesso accade ai bambini, vogliono imitare quello che fanno gli altri bambini più grandi, e quindi sono entrata in questo mondo, mi sono fatta prestare tutta la saga e ho passato un'estate bellissima a leggere gli 8 libri di questa saga, e non sapendo che poi, appunto, diversi anni dopo, e avrei avuto la bellissima possibilità di tradurli, ritradurli, perché ovviamente le traduzioni invecchiano molto peggio dei libri originali, dei libri soprattutto come quello di Anna, che non è mai invecchiato in realtà. In che modo i libri invecchiano, partendo più che dalla loro composizione, dalla traduzione, Angela Ricci? Beh, perché un libro come quello di Anna, una saga come quella di Anna, ma io direi soprattutto un personaggio e un mondo come quello di Anna, in realtà non può invecchiare, nel senso che è un racconto che parla a tutte le generazioni, perché tocca temi, argomenti e vicende che sono veramente in diverse declinazioni presenti nella vita di tutti, le amicizie, gli amori, anche le difficoltà che si possono incontrare nella vita, e queste cose non invecchiano mai se le si sa raccontare, chiaramente. Le traduzioni invece purtroppo sono, come dire, un lavoro che io faccio da anni, per cui riconosco una grande utilità e una grande dignità, però mi piace pensarle non tanto come arte di per sé, quello è veramente l'arte degli scrittori per me, ma come artigianato, come un servizio che il traduttore fa a un grande autore, quando ha la fortuna di poter lavorare sui libri di un grande autore, come è capitato a me, e però è un lavoro che va continuamente rifatto, perché la lingua si evolve, la lingua cambia, e se per trasportare queste storie immortali ai lettori di diverse generazioni c'è bisogno appunto di un artigiano, che è il traduttore, che periodicamente riprende in mano un testo e trova le parole che nel tempo in cui gli capita di lavorare sono quelle più adatte per trasportare questa storia. E quindi capita a tutti i classici sono tali forse proprio perché c'è sempre la necessità di ritradurli, sempre la necessità di riproporli, perché parlano sempre a tutti noi. E Anna è così. Certo, parlano sempre a tutti noi, parlano grazie, a proposito dei testi in lingua straniera, parlano grazie alle doti dei traduttori e delle traduttrici, e questo è sicuramente importante, perché è un passaggio necessario. Ma lei, da traduttrice a scrittrice, lei racconta in questo piccolo libro, oltre a quelli della storia ufficiale, diciamo così, di Anna dei capelli rossi, lei si è divertita a scrivere un piccolo libro per bambini, Anna dei capelli rossi, reinventandola. Sì, più che reinventandola è proprio raccontandola, e questo ha molto a che fare con appunto quello che dicevamo all'inizio del condividere, perché Anna, e lo dimostra anche le tantissime trasposizioni che ha avuto, il cartone animato, la serie Netflix, è una storia che in realtà affascina tutte le età,
e in un certo senso fare questo piccolo libro, raccontare questa storia, condividerla con appunto bambini più piccoli di 6 anni, più o meno questa è l'età a cui si rivolge il libro, è effettivamente stato un lavoro molto simile alla traduzione, cioè dovevo trasportare tutto quello che c'è nei romanzi originali, che sono ricchissimi. In realtà poi il libro racconta la storia del primo libro della saga, ma che appunto è molto molto ricco da tutti i punti di vista, e la sfida è stata un po' condensare tutta questa ricchezza e raccontarla con delle parole semplici che però andassero al cuore della vicenda, andassero a toccare e raccontare quello che anche i bambini così piccoli di 5-6 anni percepiscono in questa storia. E in questo, devo dire, in questo lavoro appunto di ripresentazione della ricchezza di questo romanzo, è stato fondamentale l'aiuto dell'illustratrice, perché chi conosce Anna sa che i paesaggi, la natura sono un elemento importantissimo nella vita di Anna e nel romanzo. Le descrizioni di Lucy Montgomery sono veramente bellissime. E io non potevo, ovviamente, per ragioni di spazio, riportarle tutte, ma ho avuto l'aiuto fondamentale di Elisa Bellotti, che ha disegnato veramente un mondo, il mondo di Anna, come anche io un po' me lo immaginavo e come spero poi se lo immagineranno attraverso le illustrazioni anche i piccoli lettori. Ma lei ce l'ha il libro a portata di mano, Angela Ricci? Certo. Bene, allora ci fa ascoltare come comincia Anna dai capelli rossi di Lucy Montgomery nella sua scrittura, nel libro pubblicato dall'editore Gallucci. Sì, in realtà, se posso, io più che l'inizio, che vorrei lasciare alla curiosità, come sorpresa ai lettori, mi piacerebbe leggere un passaggio che mi piace particolarmente e che riguarda proprio una di quelle cose fondamentali che ci sono in questo libro, e in questo caso è l'amicizia, perché è il brano che racconta il primo incontro di Anna con quella che diventerà la sua migliore amica, Diana, e lo diventa da subito. Allora, Anna notò subito gli splendidi capelli neri di Diana. Diana adorava l'entusiasmo e la fantasia scatenata di Anna. Era diversissima da lei, che invece era tranquilla e silenziosa, ma le piaceva proprio per questo. Giocarono insieme per tutto il pomeriggio e decisero che da allora sarebbero state amiche del cuore. Giuro solennemente di essere fedele alla mia amica del cuore finché il sole e la luna non spariranno da questo mondo. Per Anna era bellissimo avere un'amica, non ne aveva mai avuta una. Lei e Diana passarono l'estate a esplorare insieme i dintorni e inventarono nuovi nomi per i loro posti preferiti. Quella è la Valle delle Violette, laggiù ci sono il Lago Lucente e il Viale degli Innamorati. Ecco, questo e poi è continua, l'incontro. E poi continua, sì, questa bellissima storia di amicizia. Anna che ha i capelli rossi, la sua amica invece ha i capelli nerissimi, e Anna avrebbe voluto avere i capelli nerissimi, ed è un continuo desiderio, ed è un continuo sogno questa storia, e di questo piccolo libro, terminata la lettura, si può giocare con la storia che si è appena letto, e quindi i bambini possono ritornare dentro i temi di questa storia, che sono molti, i temi dell'amicizia, ma non solo, e poi magari riprendere la lettura. Anna dei capelli rossi di Lucy Maud Montgomery, raccontato da Angela Ricci, illustrato da Elisa Bellotti e pubblicato da Gallucci. Ma le chiedo, ma la differenza, se è banale la domanda me lo dica, la differenza di traduzione di un libro per adulti e invece di un libro per bambini, c'è una differenza di lavoro, ovviamente con un registro diverso essendo libri per bambini, Angela Ricci? Beh, sì, sicuramente c'è una differenza, perché il lavoro del traduttore si colloca in mezzo tra l'autore e il lettore, e quindi tra le due lingue differenti. E diciamo che nella traduzione per ragazzi si tende a stare un po' di più dalla parte del lettore, magari, a chiedersi di più se, considerata l'età e le esperienze che il lettore può avere fatto, certe cose vanno spiegate in maniera diversa, usando parole diverse. Il lettore adulto, da questo punto di vista, lascia un po' liberi, si può
contare sul fatto che è un adulto e saprà come approfondire quello che gli manca, quello che alla prima lettura non capisce. Nei ragazzi invece è bello stimolare anche in loro la ricerca, però in un libro come Anna dei capelli rossi mi piace l'idea di restituirgli proprio il piacere della lettura, di immergersi in un mondo e uscirne solo quando si chiude il libro. Per fare questo c'è bisogno di stare più attenti a come si parla e a non rompere proprio l'incanto di questo mondo che passa attraverso le parole. Quindi questa è una differenza che sicuramente c'è. Nel caso di Anna, in realtà questo lo fa già direttamente l'autrice, che quindi facilita molto anche il mio lavoro, perché Anna in realtà è un libro, secondo me, che è per ragazzi ma è anche per adulti. Io l'ho riletto appunto da adulta traducendolo e ho ritrovato quello che ricordavo della mia infanzia, ho trovato tanto di più anche. Quindi è un libro che, per esempio, come in realtà secondo me tutti i veri classici per ragazzi, si legge anche da adulti. E magari si legge insieme, ragazzi, da adulti. E credo che sia un'opzione veramente molto interessante quella della lettura insieme ai bambini. Angela Ricci, è più divertente tradurre oppure scrivere di suo? Ma scrivere è molto divertente. Io l'ho scoperto appunto scrivendo questo piccolo libro. Non solo in realtà, ma... Tradurre è, per me è veramente una passione, e le passioni sono belle, sono davvero, a volte sono anche, anzi quasi sempre, sono anche faticose, quindi se devo dire con mia grande sorpresa è più divertente scrivere, tradurre è veramente una cosa che si fa quasi per amore. Amore sia nel tradurre che nello scrivere, ovviamente ci vuole amore come cura. E qual è invece il libro, possiamo dire, per adulti che lei ha dato alle stampe ultimamente? Dunque, per adulti qualcosa che in realtà non c'entra nulla con siamo ben lontani, lo so. Siamo ben lontani, perché una delle ultime cose che ho tradotto con più piacere è una serie di gialli storici ambientati nella Germania degli anni 30, degli anni 40 e anche degli anni 50. Sono una serie che vede un commissario impegnato in varie indagini nella Germania durante e post la guerra. Quindi questa è una cosa bella delle traduzioni, ti portano da un mondo all'altro e ti ci fanno entrare e uscire, come dire, con grande libertà. E invece qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Angela Ricci? Ma in questi giorni, in realtà, ecco, questa è una lettura della quale mi sono un po' preoccupata, perché sto leggendo un libro di una traduttrice che si chiama Kate Briggs, e lo sto leggendo in lingua originale perché non è tradotto, si chiama This Little Art, e parla proprio della traduzione, della sua esperienza di traduttrice. E io devo dire che mi piace molto quando ho un po' di tempo libero per leggere cose per me, quindi non capita spessissimo. Ultimamente mi piace molto leggere non tanto cose sulla traduzione, ma storie di traduttrici, perché ritrovo tutte le piccole abitudini di vita quotidiana quando uno sta traducendo un libro. E visto che la traduzione è un lavoro molto solitario, in realtà mi piace leggere altre vite di traduttori solitari e ritrovarmi in quelle. Angela Ricci, le pongo una domanda banale veramente. Oggi, quando non sappiamo il significato di una parola, di una frase, e non da oggi ovviamente, la mettiamo nel motore di ricerca, lei cosa ne pensa delle traduzioni automatiche? Che oggi come oggi non sono più solamente riservate a una parola o una frase. Ci sono sistemi che ti permettono di avere una traduzione. Sì, questo è vero. Però? Però io non credo che... sono molto utili sicuramente per un certo tipo di traduzioni. Non credo che arriveranno mai a sostituire il lavoro del traduttore editoriale, del traduttore letterario, ma anche il lavoro del traduttore che vuole dare una certa enfasi, un certo tono a qualsiasi cosa stia scrivendo, anche un'email. Questo perché la lingua, in realtà, si porta, qualsiasi lingua si porta dietro tutto un mondo.
di, appunto, che è fatto di esperienze, ha dietro una cultura, una tradizione, delle suggestioni, ogni parola evoca qualcosa. Ecco, questa dimensione evocativa delle parole credo che nessun traduttore automatico possa mai arrivare a restituirla, come invece può fare un traduttore in carne e ossa. Grazie, grazie davvero del tempo che ci ha dedicato Angela Ricci. Buona giornata. Prego. Buona giornata, grazie a tutti.